Ciao, sono Chiara, una delle tre insegnanti di Colibrì. Benvenuto in questo nostro nuovo video dove parleremo dell'uso del passato prossimo e dell'imperfetto per raccontare quello che ci è successo, per parlare al passato. Però prima di continuare, iscriviti al nostro canale e metti un bel like a questo video così supporti il nostro lavoro. E mi raccomando, guarda il video fino alla fine per fare il quiz. Quando devi raccontare qualcosa al passato, qualcosa che ti è successa o che hai fatto, quali tempi verbali usi? Facciamo un esempio. Ieri sono andata a lavorare, sono uscita alle 17 dall'ufficio e mentre andavo alla fermata del pullman ho incontrato Gianni che andava al supermercato. Ci siamo salutati e abbiamo preso un caffè insieme. Hai visto che in questa frase io ho usato il passato prossimo e l'imperfetto. Ma come faccio a sapere quando devo usare il passato prossimo e quando l'imperfetto o quando posso usarli insieme? Osserviamo queste tre frasi. Frase numero 1. Ieri ho cucinato e poi ho telefonato a Paolo. Frase numero 2. Ieri mentre cucinavo parlavo al telefono con Paolo. Frase numero 3. Ieri mentre cucinavo mi ha telefonato Paolo. Le azioni delle tre frasi sono due: cucinare e parlare al telefono, però in ogni frase io ho usato i tempi verbali in modo diverso. Perché è la durata dell'azione che cambia e quindi cambia anche il tempo verbale. Cerchiamo di capirlo meglio. Guardiamo la prima frase. Ieri ho cucinato e poi ho telefonato a Paolo. In questa frase, per i due verbi, per le due azioni, ho utilizzato il passato prossimo perché sono due azioni che avvengono in momenti diversi, prima una e poi l'altra. Abbiamo le parole e poi che mi fanno capire che prima c'è un'azione e dopo l'altra. Sono azioni in successione. Passiamo alla frase numero 2. Mentre cucinavo, parlavo al telefono con Paolo. Qui i verbi, le due azioni, sono tutte e due all'imperfetto. Perché? Perché cucinare e parlare al telefono hanno la stessa durata, avvengono nello stesso momento, sono due azioni, si dice, contemporanee. Abbiamo anche la parola mentre, che si usa per indicare un'azione che avviene nello stesso momento di un'altra. Guardiamo ora la terza frase. Ieri, mentre cucinavo, mi ha telefonato Paolo. Qui ho usato l'imperfetto e il passato prossimo. L'imperfetto con l'azione che comincia prima e il passato prossimo con l'azione che comincia dopo. Ieri, mentre cucinavo, a un certo punto mi ha telefonato Paolo, ma io stavo già cucinando quando lui mi ha telefonato. Questa frase potrebbe funzionare anche al contrario. Ieri mi ha telefonato Paolo mentre cucinavo. Quindi, per raccontare qualcosa che mi è successo o qualcosa che ho fatto, ho tre possibilità. Posso usare passato prossimo con passato prossimo perché devo raccontare un elenco di azioni che sono avvenute una dopo l'altra e per aiutarmi posso anche utilizzare le parole e, poi, dopo. Ad esempio, ieri sono andata al mercato e ho incontrato Sara. Poi siamo andate a fare un giro in centro e dopo siamo tornate a casa.
Seconda possibilità, utilizzo imperfetto con imperfetto, perché le azioni che racconto sono avvenute nello stesso momento, sono azioni contemporanee. Esempio, mentre Luca telefonava al suo capo, il suo collega scriveva un'email a un nuovo cliente. La terza possibilità è l'utilizzo dell'imperfetto con il passato prossimo. Uso l'imperfetto con il passato prossimo quando un'azione inizia prima di un'altra. L'azione che inizia prima la metto all'imperfetto e l'azione che inizia dopo la metto al passato prossimo. Ad esempio, ieri, mentre ero in coda alla posta, è arrivata una mia amica. Oppure, ieri è arrivata una mia amica mentre ero in coda alla posta. Quindi devo considerare quando iniziano le azioni. Se le azioni sono successive, contemporanee, o un'azione inizia prima e l'altra si inserisce nella prima azione. Spero che questo video possa esserti stato utile per migliorare il tuo italiano. Se vuoi studiare con noi, scrivi un'email a corsi.colibri@gmail.com. E ora il quiz! Grazie per aver guardato questo video. Ricordati di iscriverti al nostro canale e di attivare la campanella per sapere quando escono nuovi video. Se hai idee per nuovi video, scrivile nei commenti qua sotto. Seguici anche sui nostri social e se vuoi studiare con noi, scrivici un'email. Ciao ciao!